da Bergamo a Napoli, passando per Avellino e travalicando i confini nazionali, è folto il gruppo Piccola Napoli, la rete che tutti invocano nell'emergenza. Esisteva già prima della pandemia e, oltre a contare migliaia di iscritti, sfidava record e realizzava iniziative per promuovere l'eccellenza campana per antonomasia e al contempo lavoro e sviluppo. Serrande abbassate, gli italiani fanno in casa la pizza, il sogno di tornare a gustarla nei locali di sempre è il sapore in queste ore della libertà. Pizzaioli, pasticceri e più in generale maestri dell'arte bianca rinnovano con vigore gli appelli a stare a casa, a battere il virus. Poi si rialzeranno anche le serrande. Per farlo ci sarà bisogno di aiuti allo Stato. La rete si rivolge per fare rete attraverso decine di video appelli, dal tricolore italiano a quello della Margherita. Il passo è breve. Insieme vinceremo, dicono, ma c'è bisogno di sostegno. Salve, sono Paco Linus, presidente dell'associazione Gruppo La Piccola Napoli. Chiedo a voi del governo un forte aiuto. Grazie. Buonasera, sono Luciano Sorbillo. Anche io resto a casa, eh. Mi sta crescendo la barba, guardate, è dal 9 marzo che non esco di casa. Parcheggiato sì, io me ne tengo un parcheggiato in questo momento e voglio sperare che le istituzioni sappiano benissimo che noi non ci fermiamo. Salve a tutti, sono Marco Tango, professione pizzaiolo, membro del gruppo Piccola Napoli. Chiediamo al governo e alle istituzioni un aiuto. Buonasera, buonasera a tutti, mi chiamo Luigi Tesoro, vivo in Austria da 20 anni, sono di Pozzuoli, Napoli, e un mio pensiero va in primis a tutta l'Italia, in secondo ai miei colleghi napoletani che affrontano momenti molto difficili in Italia. Vivendo all'estero non è che non mi interessa di voi, faccio anche io parte, come vedete, della famiglia CPN. Un mio appello è che lo Stato faccia di più di quello che sta facendo. Salve, sono Costantino Romina e faccio parte dell'associazione Gruppo La Piccola Napoli. Sono titolare della pizzeria Spidi che si trova a Grotta Minarda in provincia di Avellino. Presidente, le chiedo di dare una mano a tutte le piccole e medie imprese perché oramai sono tutte al collasso. La ringrazio in anticipo e la saluto cordialmente.